Maxi sequestro di fuochi artificiali illegali, operazione della polizia di Lucca che ha arrestato un 67enne di Camaiore e sequestrato 200 kg di fuochi illegali. 4 giorni di volontariato, la prossima settimana Lucca diventa la capitale italiana del terzo settore con il festival attesi 4 ministri. Puccini Museum lancia app e nuovo sito. La Fondazione Puccini lancia i 2 nuovi strumenti di promozione dei luoghi dedicati al maestro. Lo sport e il calcio a Teramo, per stupire ancora la lucchese impegnata sul campo della capolista, vuole strappare un altro risultato positivo e sovvertire i pronostici. Il Pala Barzacchi a rischio chiusura, sempre più difficile la situazione del palasport di Viareggio, l'appello del presidente del CGC Palagi e candidati a sindaco. Ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi, che dunque apriamo con la cronaca. Come abbiamo detto nei titoli, una maxi operazione della polizia che ha sequestrato ben 200 kg di fuochi artificiali illegali. È arrestato un uomo di 67 anni. Dettagli da Luigi Casentini. Un uomo di 67 anni, Giovanni Pellegrini, residente a Camaiore, è stato arrestato dagli uomini della polizia di Lucca perché in possesso di un grosso quantitativo di materiale esplodente illegale, tra cui numerosi fuochi d'artificio. Le indagini per risalire all'arsenale del Camaiorese sono scattate la notte dell'ultimo dell'anno, a seguito dell'incidente che costò la perdita di un piede ad un operaio di Porcari. L'uomo, in occasione della festa di Capodanno, fece esplodere un petardo comprato illegalmente che gli causò la tremenda ferita. Tramite la descrizione fatta agli agenti del venditore del fuoco d'artificio, gli uomini della polizia sono risaliti al Pellegrini, già noto alle forze dell'ordine, in quanto colpito da provvedimenti interdittivi, come il ritiro del porto d'armi ed il ritiro della licenza di fuochino, ovvero di preparatore di fuochi d'artificio. Una volta risaliti all'identità del venditore, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare ed in un fabbricato agricolo di proprietà del Pellegrini, dotato di porte blindate, hanno trovato una vera e propria Santa Barbara, composta da più di 200 kg di materiale esplosivo e pirotecnico detenuto illegalmente, oltre a 40 kg di polvere da cava e 9 detonatori. L'uomo è stato dunque tratto in arresto per detenzione illegale di esplosivi. Ancora la cronaca, la polizia di Viareggio ha arrestato un uomo rumeno di 41 anni, Ghician Copalea, che nel corso di una lite familiare ha ferito con un coltello il figlio intervenuto in difesa della madre. Il fatto è avvenuto a Bicchio. Secondo quanto raccontato dalla vittima, il padre di famiglia ha minacciato di morte la donna brandendo un grosso coltello da cucina. A quel punto il giovane è intervenuto, ma è stato ferito al volto dal padre, che poi lo ha aggredito con calci e pugni. Il padre è stato arrestato, il figlio è stato curato all'ospedale Versilia. Brutto incidente stradale sul tratto della 12 Genova-Livorno all'altezza di Viareggio. In direzione Pisa, un furgone è finito fuori strada e si è ribaltato nella scarpata ai lati della carreggiata, prendendo fuoco, quasi illeso l'unico occupante, che è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde di Lido di Camaiore. L'autostrada però è rimasta chiusa per molti minuti per permettere i soccorsi e la bonifica dell'asfalto. Adesso parliamo del Festival del Volontariato, che si terrà la prossima settimana a Lucca. 4 giorni di dibattiti, eventi e dimostrazioni. Da giovedì 16 a domenica 19 aprile Lucca torna a tingersi dei colori della solidarietà con la 5ª edizione del Festival del Volontariato. L'evento, organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione, è stato presentato in conferenza stampa da tutti i soggetti promotori. Anche quest'anno sarà Real Collegio, nel centro storico del capoluogo, ad ospitare il cuore della manifestazione, che però si dipanerà anche nelle piazze e nelle strade della città. Davvero fitto il programma, consultabile sul sito festivalvolontariato.it, che vedrà tanti protagonisti della vita politica italiana. Venerdì pomeriggio il ministro del lavoro Poletti, sabato il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, quello alla giustizia Andrea Orlando e il ministro per le riforme Maria Elena Boschi. Tanti temi sul piatto, ma con un unico filo conduttore che dà il titolo a questa edizione 2015, Visioni europee.
Ma perché ormai è chiaro a tutti noi che il nostro destino di italiani, persino di volontari, non può essere che collegato, connesso a una visione più ampia, e la prima visione che abbiamo davanti a noi è l'Europa. E quindi un po' in questi 3 giorni vorremmo dire ancora una volta che è bello e importante essere italiani radicati in questo territorio, anche qui a Lucca, storia di grande impegno di prossimità, ma che questo impegno non può altro che essere rinnovato guardando all'Europa e oltre l'Europa anche i confini del Mediterraneo. La giornata di domenica sarà dedicata alla protezione civile con la simulazione di un evento sismico. Venerdì, fra l'altro, farà la sua prima uscita pubblica a Lucca il nuovo capo della protezione civile, Fabrizio Curcio. I lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Montecatini partiranno nel 2016, lo ha ribadito il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in occasione della firma di un protocollo d'intesa per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie con RFI. Incontro con i candidati sindaco per la vicenda della vendita della Viareggio Porto. Il commissario prefettizio Valerio Massimo Romeo ha convocato i candidati per una riunione nella quale ha messo a conoscenza i futuri amministratori della città sugli sviluppi della vicenda della liquidazione della Viareggio Porto. Insieme al commissario, l'attuale liquidatore Edoardo Falzone e poi Arabella Ventura, che ha seguito la pratica sin dall'inizio prima di rimandare il mandato. Ai candidati il commissario ha riferito che un soggetto privato straniero sarebbe interessato all'acquisto del 77% della società, versando i 4 milioni e mezzo di euro necessari per ripianare i debiti, ma che lo stesso soggetto avrebbe espresso la condizione che la restante quota venga rilevata dalla Regione, lasciando di fatto la città di Viareggio fuori da qualsiasi decisione in merito al porto. Un'eventualità questa che ha lasciato molte perplessità nei candidati. Rimaniamo a Viareggio, parliamo del rilancio della città, perché a proposito dei candidati la Confesercenti propone delle iniziative proprio ai candidati per il rilancio della cittadina. Confesercenti Versilia scende in campo per dare il proprio apporto concreto al rilancio della città. Si chiama Agenda Viareggio 2015-2020. Il documento elaborato dall'associazione presieduta da Esmeralda Giampaoli, presentato pubblicamente in comune e destinato in particolare ai candidati sindaco. Una sorta di appello alle forze economiche e sociali. È anche il frutto di un ragionamento di prospettiva che non può non essere fatto se si decide vedere quali possono essere le azioni correttive e le azioni che possono portare in qualche modo la nostra città fuori da un periodo che non è certo dei migliori, ma che comunque può presentare importanti spunti, importanti opportunità se si sanno cogliere all'interno appunto della ricchezza che la città esprime. Agenda Viareggio è stata elaborata da tutte le categorie della Confesercenti e dunque racchiude proposte e suggerimenti su più fronti. Proposte ovviamente mirate all'adozione di politiche amministrative a livello locale, attive sui settori del commercio e del turismo, ma anche con chiaramente riferimenti a tutte quelle azioni trasversali, ad esempio sul tema della sicurezza e del decoro, che hanno delle implicazioni dirette poi sul turismo e sull'economia cittadina. Oreste Giurlani è stato nominato per la terza volta consecutiva presidente di UNCEN Toscana, l'Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani. E adesso, come ogni fine settimana, ascoltiamo l'editoriale di Sergio Talenti, che oggi parla delle emergenze sociali e della troppa disattenzione da parte delle istituzioni. Negli ultimi giorni si sono verificati due fatti che sono molto diversi tra di loro eppure legati e specchio di una sorprendente assenza delle istituzioni sul nostro territorio. Il Comune di Viareggio nel novembre del 2014 ha tagliato il numero verde al centro antiviolenza della Casa delle Donne a Viareggio, che era stato attivato nel 2001.
Questo numero verde è stato ripristinato soltanto pochi giorni fa e grazie a finanziatori privati. Il 5 aprile il Vescovo di Lucca, Italo Castellani, informa che la Caritas ha censito nella nostra provincia 1.435 nuclei familiari, pari a circa 4.000 persone, che non hanno cibo a sufficienza da mangiare. E invita i cattolici, quando vanno a messa, a portarsi dietro un pacco di pasta per depositarlo nell'apposita cesta collocata in tutte le chiese. E allora viene spontanea una domanda: da che parte guardano le istituzioni a fronte di sofferenze così forti e diffuse sul nostro territorio? Quel telefono salvavita deve avere squillato a lungo e invano, a vuoto, per mesi, mentre grazie a persone di buona volontà si è in qualche modo alleviato la terribile pena della mancanza di cibo. Insomma, uno sguardo solidale non viene dall'alto. Adesso parliamo di cultura, perché la Fondazione Puccini ha presentato un nuovo sito internet e un'applicazione dedicata ai luoghi pucciniani, ai luoghi del maestro. Un sito internet rinnovato e un'applicazione per tablet, smartphone ricca di informazioni e materiali multimediali. La Fondazione Puccini si proietta sempre più nel futuro e presenta due nuovi strumenti di promozione. Sono stati il presidente Alessandro Tambellini e il direttore della Fondazione Massimo Marsili a presentare dettagli del progetto. Sotto il nome di Puccini Museum si riassumono i luoghi legati alla vita di Giacomo, un complesso museale articolato che riunisce luoghi di interesse pucciniano per offrire a tutti la possibilità di conoscere diversi momenti della biografia del maestro in stretta correlazione con i luoghi dove visse e compose molti dei suoi capolavori. Il sito web www.puccinimuseum.org è completamente rinnovato nella veste grafica e nell'interazione con i social network. L'applicazione Puccini Museum per iOS e Android è un'ulteriore finestra che segnala i luoghi legati alla vita e alle opere di Puccini. Fornisce informazioni dettagliate sotto forma di testi e immagini e indica le distanze tra i luoghi e il punto in cui si trova l'utente. Si tratta di potenziare la comunicazione, di dare strumenti per identificare la compresenza Puccini-Lucca, di utilizzare gli strumenti nuovi della tecnologia per fare marketing, sempre chiaramente sulla base di informazioni corrette e scientificamente verificate, dal momento che fondazione culturale siamo e fondazione culturale dobbiamo restare. Nuovo big per il Lucca Summer Festival: il 20 luglio calcherà il palco di Piazza Napoleone Lauryn Hill. La Hill torna a grande richiesta dopo le straordinarie esibizioni del 2005 e del 2007 sul palco di Lucca. Adesso parliamo ancora di cultura, in particolare di un video che racconta la storia della liberazione e dei suoi risvolti in provincia di Lucca. Da Sant'Anna di Stazzema, dai luoghi della strage del 12 agosto 1944, attraverso il rastrellamento di Lucca, l'assassinio di Donaldo Mei, fino ai bombardamenti di Castelnuovo di Garfagnana. Tra il dolore, la morte, gli arresti, la fame, fino alla liberazione avvenuta spesso in maniera semplice, inaspettata. Il video La liberazione, Lucca e la sua provincia, 1944-45, è una narrazione di Andrea Giannasi, che con il regista Abramo Rossi ha creato una sorta di percorso tra la memoria degli anziani di Lucca, Barga, Bagni di Lucca, Castelnuovo e Sant'Anna di Stazzema. L'auditorium della Fondazione Banca del Monte, che con la casa editrice Tra le righe e libri ha realizzato il DVD in occasione dei 70 anni della liberazione, ha ospitato la prima visione pubblica. Il video racconta l'arrivo degli americani preceduti dagli ultimi orrori di guerra e con gli alleati la fine della fame, dei tormenti, dell'angoscia e l'inizio di una nuova vita. Alla fine la narrazione torna a Stazzema, da dove era partita, per sottolineare l'importanza della memoria. E specialmente per i giovani, che viene, come sapete, tanti ragazzi, tante scolaresche a Sant'Anna, questa testimonianza la faccio veramente con piacere, perché capisco che di memoria ce n'è bisogno, perché io speravo che delle Sant'Anne non ce ne fosse più, purtroppo delle Sant'Anne ce n'è ancora e bisogna cercare. Chiudiamo lì.
In questo weekend ritornano i concerti del Festival Weekend del Flauto, l'evento internazionale organizzato dalla Scuola di Musica Sinfonia con il supporto del Comune, della Provincia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, concerti che si terranno nella cornice della Sala Ademollo di Palazzo Ducale con professori d'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, della Scala di Milano, dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e dell'Orchestra Regionale Filarmonica Veneta. Si comincia in questo sabato alle 21.15, domenica alle 18.30. Sempre a Palazzo Ducale, ingresso libero con offerta libera destinata all'UNICEF. È tutto per la prima parte del TG, una breve pausa e poi ci ritroviamo per la pagina sportiva.